avuto il Leone d'Argento come miglior opera, quindi il capolavoro della 54esima esposizione internazionale d'arte. L'artista si chiama Christian Marley, americano, quindi questo è il premio considerato della selezione tra gli artisti selezionati da Vice Kuriger. Poi c'è un altro Leone d'Oro che riguarda i paesi con partecipazioni nazionali ed è stata premiata la Germania con la mostra Al Giardino. Allora, volevo lasciare qualche istante per guardarlo. Intanto ho un filmato che si intitola The Clock, l'orologio. Guardate l'ora e guardate il vostro orologio. Allora, cominciando a entrare in zona è un caso, abbiamo beccato una recensione di me. Nel senso, forse un po' vi siete rendi conto che il film, magari qualcuno di voi ha riconosciuto delle ispezioni, cioè ha un montaggio cinematografico, quindi Christian Marley non è personalmente un regista che ha creato un nuovo film, ma ha fatto una ricerca di più di 2 anni negli archivi proprio cinematografici e ha preso frammenti di tantissimi film che vanno dai film in bianco e nero a quelli più recenti, le ha montati insieme in modo tale che ogni frammento che si vede dove l'azione si svolge in un tempo particolare, quindi si vede un orologio, si vede una sveglia, suona le campane in mezzogiorno, è perfettamente sincronizzato con l'ora, l'orario e il tempo in cui noi lo guardiamo. Per questo dura 24 ore. Quindi è riuscito a fare un montaggio incredibile, perché quando anche passa da un film a un altro molto diverso, però lo scatto temporale permette di essere coincidente al tempo che è passato nel frattempo. E potete pian piano confrontare. Allora, è stato considerato un capolavoro per tutta una serie di motivi. Intanto vedete, ha creato una situazione, proprio da proiezione cinematografica, per cui il pubblico spende tanto tempo a vedere questo. Un po' perché sono le poltrone stanco, finalmente, c'è un punto dove sedersi che non c'è mai, biennale. Però, ve l'ho detto anch'io prima, quando ci sono i video in mostra è un po' più difficile non prendersi il tempo, perché comunque c'è sempre l'ansia ambientale di non riuscire a vedere tutto. Quindi è raro che le persone dedichino.